nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettiamo i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sembrare chiave o risaputi, ma magari non lo sono più di tanto, perché
diciamo in generale qualcosa, ma poi altre cose speriamo che riusciamo a scoprirle. E infine, fondamentalmente, una sintesi congiusta. Ora, devo accingermi un po' a fare questo, e quindi mi chiedo scusa, ma come mia tradizione, sia quando faccio per l'incontro per conferenza, sia poi quando faccio i corsi di formazione biblica, cioè le 10 parole o 7 segni, io passeggio molto. Quindi se qualcuno di voi si arrischia a seguire anche fisicamente il mio incedere, faccio solo un po' peripatetico, speriamo non patetico, peripatetico speriamo, ecco, c'è il rischio che alla fine della serata abbia un po' di dolore alle cervicali o il torcicollo. Quello la diocesi non lo rifonderà, neppure le cure successive. Quindi potete anche stare con la testa ferma e ascoltare. Allora, parliamo del Vangelo di Matteo. Cos'è il Vangelo? Teoricamente tutti lo sappiamo, teoricamente, ma di fatto non credo sia così chiaro. Perché? Perché tante volte parliamo del Vangelo come di un dato letterario acquisito. In realtà è qualcosa di precedente. Perché? Perché il Vangelo sarebbe da tradursi euangelion, in greco, sarebbe da tradursi oggigiorno come evangelizzazione, cioè l'annuncio di una buona notizia. L'espressione infatti euangelion in greco, se la volessimo tradurre, sarebbe evangelizzazione. Perché originariamente è un nomen actionis, si direbbe in latino, cioè è un nome che indica un agire, un agito, un'azione. È un'azione vera e propria, non indica di per sé il libro del libretto. Per l'italiano meglio, generalizzando se esiste, in qualche modo quando pensi Vangelo, Vangelo pensi al genere letterario, lo diventa successivamente. Di per sé il cristianesimo primitivo è l'evangelizzazione che è il buon messaggio che viene annunciato, che è il Vangelo. Cioè il fatto che Cristo è morto ed è risorto. Allora questo già ci dice il primo fatto della vita, cioè se il Vangelo di Matteo che io e tu accostiamo è quel libro, c'è il rischio che con la nostra vita non abbia attinenza, o serva a niente, o serva a poco. Se invece quel libro semplicemente mi ricorda una vita nuova, un annuncio, allora qualcosa può cambiare. Poi è il Vangelo di Matteo, o il secondo Matteo. In greco c'è giunto la definizione kata. Kata che vuol dire secondo, mathaion in greco. Poi mi trovo comprensibile perché dopo che ho fatto questo ragionamento ho detto ma cosa vuol dire secondo Matteo? Vuol dire alla Matteo, per così dire, no? Alla Marco, alla Matteo, cioè alla maniera di. Questo è il senso sostanzialmente. E all'inizio l'hanno raccontato, lo sappiamo, ma mi permetto di ricordarlo, tutta la vita di Gesù e tutte le sue vicende biografiche. All'inizio il cuore del dunque del Vangelo è proclamare che Cristo è risorto e è morto per noi. Quindi hanno raccontato come è morto e che è risorto. In realtà il dunque originario sembra essere proprio la passione, fondamentalmente, e qualcosa della risurrezione. Perché? Perché la risurrezione non è tanto raccontabile di per sé. Neanche Mel Gibson, nel film che ha girato qua vicino a Matera, ce l'ha raccontata più tanto, perché fai una scena allusiva, solo quello puoi immaginare, dire. Allora in qualche modo pian piano nascono altre, accumulano altre narrazioni, guarigioni, esorcismi, predicazioni, miracoli, insegnamenti, ad esempio cosa pensava Gesù sul matrimonio o sul ripudio, tante piccole tradizioni che hanno dato origine allo svolgimento, allo sviluppo di quello che diventerà il Vangelo libro e il genere letterario fondamentalmente. Ad esempio, e a volte queste vengono dettate anche dalla prassi, ad esempio come mai noi predichiamo e la nostra predicazione non sempre dà frutto, non sempre funziona, e ci ricordiamo che Gesù parlò del buon seminatore, quella parabola. Allora è perché di per sé a un certo punto pian piano la comunità si evangelizza ed evangelizza pian piano recuperando i vari tratti, gli insegnamenti della vita di Gesù, un po' come sia un sistema a pezzi, a pezzetti, a piccoli pezzi.
la letteratura greca, il libro che studiamo, si diceva che c'erano anche i Vangeli che erano opere semplici che si diffondono nell'albero dell'ellenismo. Beh, non è proprio così assolutamente, anzi, di per sé sono esperienza viva di persone che hanno testimoni primari, che hanno avuto contatto con il Signore, che hanno tramandato gli racconti e che poi pian piano a pezzi si sono fissati nella forma definitiva, quella che diremo canonica, cioè stabilizza il canone, anche se il canone cattolico in senso ufficiale viene determinato in maniera scientifica, in maniera precisa, cosa solo con il Concilio di Trento, anche se abbiamo già tanti altri canoni precedenti che risalgono fin quasi alle origini. Allora, ecco, fondamentalmente il Vangelo a un certo punto racconta queste vicende di testimoni oculari che nel frattempo sono diventati ministri della parola. C'è gente che è stata con Gesù, che non è arrivata la passione, erano pure fuggiti, e che credeva alla risurrezione, ma lo raccontava come vissuto, con l'evidenza che si ha quando il passato è veramente accaduto e ha avuto degli esiti. Perché ciò che emerge dai Vangeli è che chi ce lo racconta è veramente un testimone di risurrezione, ma non nel senso che lo ha visto materialmente, ha avuto contatti poi certamente con dei testimoni oculari della vita di Cristo, la risurrezione adesso non l'ha vista, ma sono testimoni di risurrezione. E in Matteo i Vangeli invitano anche noi oggi a esserlo. Qual è la differenza tra un narratore di risurrezione e un testimone? Il narratore solo racconta quello che ha sentito di vedere, il testimone ha fatto esperienze semplice. Allora i Vangeli permettono a noi oggi di essere testimoni di risurrezione, non narratori. E tante volte anche tra noi preti si vede chi è narratore di risurrezione, semplice narratore, è poco che non è male, e chi invece è testimone di vita nuova, è una cosa diversa. Ecco allora questo fondamentalmente. Quando nascono i Vangeli? Poi abbiamo detto già 2 anni fa che Marco è probabilmente il primo, non sono tutti d'accordo, ma io lo prendo per questo chiaramente. Marco è il primo databile intorno agli anni 60, 60, 66, 67. Perché Marco è proprio il primo che ha pensato di fare una raccolta di queste vicende che iniziano con il ministero pubblico, e Marco, abbiamo detto, non c'è l'infanzia di Gesù, e fondamentalmente si concludono con la passione, la morte e la tomba vuota, perché Marco nel suo finale, nel primo finale, si conclude con le donne che constatano la tomba vuota, niente più sostanzialmente. Ed è interessante che in Marco Gesù appare in Galilea, con Gesù ministero pubblico, e il cammino va a Gerusalemme, fa un compito, un ministero importante nel tempio, questo è proprio di tutti i Vangeli, si incontra e si scontra con l'elite ebraica religiosa del tempo, e c'è tutto il patatrac della passione e morte, fondamentalmente. Una catastrofe che è determinata certo dagli uomini, ma è voluta da Dio. Perché? Perché Gesù muore per scelte concrete di uomini, ma per il disegno di Dio su di lui del Padre. Gesù muore per libertare l'obbedienza al Padre, e mentre attorno a lui si affaticano più o meno brillantemente i vari Pilato, Caifa, Pietro, Giuda, c'è una trama che va oltre, sopra c'è Dio. Tant'è che nel Getsemani, nel luogo del torchio, nel giardino del torchio, Getsemani, dice il Padre: se possibile passi da me questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Allora, se Marco è stato il primo a scrivere il Vangelo, vediamo che ha composto non qualcosa di banale, di semplice, come al liceo dicevano, ma un qualcosa di grande, di geniale con questo strumento. Non tanto dal punto di vista letterario, in parte anche con una novità precipua, ma non mi interessa questo, ma dal punto di vista della vita, tant'è che non riusciamo ancora più a parlarne. E tra l'altro Marco inizia il suo Vangelo con dire origine del Vangelo. Tante volte si usa il principio del
Matteo aramaico probabilmente infondata, di un Matteo precedente a Marco per lei poco verosimile. Io vi dico quello che avevo voglia di vedere, dico io, ma in base a quello che ho studiato, a tanti libri che ho letto, a tante teorie diverse, perché veramente su certe cose gli esegeti sono bizzarri a volte, veramente a volte c'è quella fantaesegesi in certi momenti. E quindi direi che l'età più colorabile potrebbe essere l'80 sostanzialmente, perché risponde anche all'attacco sferrato dalle elite giudaiche, non dal popolo di Israele, non è il popolo che pensa che è finita la Messia, sono le elite giudaiche, dopo la distruzione del Tempio, che verso l'anno 80 cercano di salvare il salvabile sostanzialmente, da coloro che guidano scritti e farisei principalmente. E perché queste due figure? Perché semplice, il Tempio non c'è più, è stato distrutto nel 70, non ci sono più i sacerdoti, le elite, non hanno più niente da fare. E lì c'è il problema che nel popolo di Israele alcuni diventano cristiani, seguono questa via, come è chiamata nel Nuovo Testamento. Questi gruppi che cercano di salvare Israele senza più territorio, senza più un tempio, facendo quadrato attorno al libro dell'Antico Testamento e questi libri del Nuovo. Il problema è che questi nuovi libri hanno, dal punto di vista delle elite giudaiche, un difetto fondamentale, cioè la testimonianza della divinità di Cristo, cosa inaccettabile. Ecco perché a un certo punto Matteo ci riferisce sulla dice Gesù, sulla catena di Mosè si sono seduti scrivi e farisei, fate quello che ti dicono, ma non fate come fanno, legano i fatti pesanti fardelli, ma loro lo toccano nemmeno con un dito, guide, cerche, che eccetera. Questo non è semplicemente Gesù, certo è Gesù, ma è Gesù anche la vita dei cristiani, la vita cristiana negli anni 80, 81, 82, 83, 84, rivissuto in un momento della Chiesa, dove c'è questa difficoltà, dove c'è uno scontro tra queste correnti del giudaismo, che i quali, molte volte, per salvare i loro quadri di quelli precedenti, sono costretti a misconoscere i cristiani. Teniamo presente che a volte c'è anche un'avversione verso i cristiani, martirio di Giacomo, ad esempio. Ora Matteo dà queste risposte, quindi già interviene cosa chi può essere e verso chi si orienta. Allora, il Vangelo secondo Matteo è fatto da qualcuno che di per sé ha sotto traccia il Vangelo di Marco, però lo rilabora, non lo prende sì per semplicità, e fa un'edizione più ricca soltanto i punti di vista, presentandoci una specie di altra figura di Gesù. Alla maniera di Matteo, appunto, Catar Mafaio, non in contraddizione con Marco, assolutamente, vediamo bene, ma contratti via da Giovanni, ma non dalla sua fantasia, ma dal ricordo di coloro, molte volte anche gli apostoli testimoni alcuni con cui ha parlato e che Marco non aveva colto, non si era ricordato, non aveva sottolineato semplicemente. Allora, Matteo non ha usato semplicemente il Vangelo di Marco, anche se è sotto traccia, vedere, ma ha usato anche qualche altro testo primitivo prima del suo Vangelo che non abbiamo, certamente del materiale proprio, che risale a chi? Potrebbe risalire proprio all'apostolo Matteo, perché il Matteo a cui attribuiamo la paternità dello scritto finale della edizione canonica, cioè stabilita a canone del Vangelo, difficile asserire che sia proprio l'apostolo. Però è probabile che abbia un materiale proprio che possa risalire alla testimonianza oculare dell'apostolo. Poi c'è la possibilità che ci sia un materiale intermedio, una raccolta di detti, di fonti, di racconti, di logia, che sarebbe la ipotetica fonte Q, che si chiama fonte Q perché è una fonte, tant'è che si chiama Q perché è dal tedesco quelle, dove quelle, il tedesco vuol dire fonte. Quindi quando diciamo fonte Q, stiamo dicendo una mezza ripetizione, quindi fonte, perché l'inizio del cavello di fonte. Una fonte ipotetica, attenzione, è una fonte ipotetica che hanno teorizzato gli esegeti che non è certa e non si sa. Cioè, l'esegeta non teorizzata che dice ogni esegeta dovrebbe ogni mattina, i sinottici ogni mattina dovrebbero alzarsi e ricordare. La fonte Q è una fonte talmente ipotetica, è stata ipotizzata e creata dagli oggetti per spiegare ciò che non si riesce a spiegare. Punto. Punto. Allora, certo, come sappiamo? Io dico che sicuramente ci
deve essere un sostrato, perché ci sono delle affinità tra Luca e Matteo che vanno oltre Marco, e quello sarebbe Q, la fonte Q. Alle volte anche Marco forse può aver attinto una fase primitiva, ma non lo sappiamo. Quindi di fatto il Vangelo di Matteo è un materiale proprio, forse una base comune o comunque degli elementi di discorso eccetera, più una traccia di Marco, ma non che dipenda, che Matteo dipenda da Marco totalmente, sì che sì, precisamente. Come è strutturato? Ecco, qui abbiamo già di tragica tra le ipotesi. L'ipotesi più semplice che sicuramente voi sapete, ma che io condivido solo come seconda interpretazione, è quella dei cinque grandi discorsi. Cioè Matteo avrebbe, questa è una teorizzazione già antica, per cui prende Bacon, una esegeta tutto sommato recente, non contemporanea. Praticamente ci sarebbe un'introduzione, i primi capitoli, i primi due, l'infanzia e i primi anni di Cristo. Poi ci sarebbero cinque grandi discorsi intervallati di narrazione, discorso, narrazione, discorso, narrazione. Questi cinque discorsi poi con l'epilogo finale, passione, morte e risurrezione, fondamentalmente. Io mi ci ritrovo poco in questa. Sicuramente c'è uno schema di questo tipo, ma che è inserito in un progetto letterario e teologico più importante, a mio modo di vedere. Il Vangelo di Matteo ha, secondo me, nel suo corpo centrale due parti. Una prima parte comincia dal capitolo 4, versetto 17. E tu dici, perché non dal capitolo 4, versetto 1? Perché dal capitolo 17? Beh, perché ci sono delle formule particolari. E perché poi, l'ho detto già in anni scorsi, la divisione in capitoli e in versetti è una divisione che a un certo punto è stata fatta da chi l'ha realizzata, ma in maniera secondo il suo buon senso. Non secondo le norme esegetiche attuali. Con le norme esegetiche attuali metteremo tutt'altri capitoli, tutt'altri versetti. Quindi fondamentalmente 4:17, dove si dice: da allora in poi Gesù, sottinteso, cominciò, anzi no, come scusate, Gesù cominciò a proclamare e a dire: convertitevi, perché il regno del cielo è vicino. È l'inizio del corpo centrale. Prima ci sono parti che introducono a questo. Poi una seconda parte del corpo centrale è al versetto 16:21, quindi questa prima parte termina 16:20. Poi ripetiamo la stessa formula. Teniamo presente che veniamo da un mondo semitico che scandisce le cose e anche la memoria in base a formule fisse. L'Antico Testamento e anche il Nuovo. È una retorica semitica che è importante come forma. E se dicevo il punto, vediamo, da allora in poi Gesù cominciò a mostrare i suoi discepoli che dovevano andare a Gerusalemme. Infatti io voglio per gli anziani sono secondo gli scritti, essere ucciso il terzo giorno e resuscitare. Attenzione, abbiamo due formule chiare identiche. Da allora in poi Gesù cominciò a, da allora in poi Gesù cominciò a. Prima proclamare e alla fine convertitevi perché il Signore è vicino. Dall'altro a mostrare i suoi discepoli di andare esclusivamente passione, morte e risurrezione. Quindi di fatto abbiamo due chiavi fondamentali che ci dicono una scansione ben chiara, a mio modo di vedere, nella mente dell'autore di questo primo Vangelo. Regno di Dio da un lato, nel quale si inseriscono i discorsi, patire, morte, morire e risorgere dall'altro. Allora, se voi mi chiedete quali sono le chiavi fondamentali per capire Matteo, queste due. Senza queste due chiavi, secondo me, non si apre nulla, perché sennò si fa una serie di libri giustapposti che sono i vari discorsi di Matteo. Punto. Cinque discorsi. E la sintesi è l'unione di questi due elementi. Allora ci possiamo chiedere se è l'unione. Cosa ha a che fare il regno di Dio con la passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo? Passione, morte e risurrezione? È la forza del regno? Questa è la domanda fondamentale per entrare nel Vangelo di Matteo. Ecco allora che Matteo
snoda il suo Vangelo su queste due tematiche sostanzialmente. Vi permette una importante, possente introduzione, che non è una semplice introduzione che adesso spiegherò. Perché vi ricordate, comincia così: libro della Genesi, Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, e poi comincia con la famosa genealogia. Abramo generò Isacco, Isacco generò Jacob, Jacob è il genere in greco in realtà, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Quindi qua è una sfizia infinita di nomi che leggiamo in certe occasioni, fondamentalmente, penso che ve lo ricordiate, no? Perché parte dalla genealogia? Perché Luca non parte da quello? Perché? Perché Matteo in questo fa un libro perfettamente biblico. Perché lui è un grande scriba cristiano, sostanzialmente. Non è un caso che lui sia testimone della posizione di scribi e farisei verso i cristiani. Allora lui, proprio per questo, è testimone di questo, ed è uno scriba colto, divenuto discepolo. Sapete che in ogni Vangelo gli esegeti hanno visto la firma di qualche evangelista, la firma di Matteo, chi è Matteo, quando lui si autodipinge. È come uno scriba che è diventato discepolo, il quale dal suo tesoro trae fuori cose antiche e cose nuove. Questa è la firma di Matteo, è lui. E ha una grande conoscenza dell'Antico Testamento e coniuga, mette insieme, fa dialogare antico e nuovo. Allora ecco perché lui ha scritto questo Vangelo partendo dalla genealogia. Perché parte dall'inizio della Bibbia e colloca il Vangelo, cioè Cristo, nel solco pieno della Bibbia, dall'inizio, da Abramo. Allora, un personaggio che conosce la Bibbia legge questo sistema genealogico che può sembrare così noioso, ma che è fondamentale. Anche perché nell'ordine canonico che ci è arrivato, il primo Vangelo è Matteo, che sicuramente, secondo la mia ipotesi, non è non solo la mia, non è il primo a essere stato scritto. Perché è messo per primo? È chiaro. Perché aggancia tutta la ricerca e la storia di Cristo al tessuto biblico. Non solo con la genealogia, ma ci hanno molto altro a dire, ma io accetto questo. Quindi, non so se percepiamo la genialità anche di Matteo, che non lo fa a caso, non lo fa per metterci una serie di nomi. Tra l'altro ci sono quattro donne anche peccatrici, tra l'altro, perché non c'è tempo, lo lascio alla vostra preghiera. Per cui c'è una Bibbia rilegata in un certo modo, con l'Antico e il Nuovo Testamento messi in un certo ordine. E allora deve venire in mente di dubitare in questo. Ma allora il Nuovo Testamento non c'era ancora. Ecco perché Matteo fa questa operazione importante. Quindi Matteo parte con questo inizio solenne che è come fosse un appello, una chiamata intraebraica. Non si può capire la storia di Israele, la vicenda di Cristo nella storia di Israele, senza questo riferimento. Ed è bello che Matteo cita spessissimo le antiche profezie, quello che cito di più. E io mi domando, ma che vuol dire? Perché la domanda è sempre quella che era ermeneutica, no? Che c'entra questo con la mia vita oggi? Che mi dice Matteo in questo metamessaggio attraverso questo procedimento? Mi dice sostanzialmente che di per sé io, se voglio seguire Cristo alla maniera di Matteo, sono chiamato a essere uomo, persona, donna di dialogo. Sono chiamato a mettere in relazione. Altrimenti non sto vivendo il Vangelo di Matteo. Ecco allora che è fondamentale che cominci a raccontare la storia con un bambino nato da un concepimento vaginale. Ok, con Giuseppe, che voleva rimandare la sua madre sostanzialmente, con la quale ancora non conviveva perché era incinta. Ma l'angelo gli dice,
in ebraico letteralmente il makor non è un suffisso personale, non è personale, con noi è il nome generico di Dio. Quindi con noi Dio, attenzione, questo è uno dei capolavori di Matteo, dei capolavori di Dio attraverso Matteo, che adesso accenno a alcuni motivi che è un capolavoro, e alla fine, se avete la pazienza di ascoltarmi e di non addormentarvi, capirete che c'è anche ancora di più, che è straordinario. Però lo dico a pezzetti, così stuzzico un po' di curiosità, se ne riesco. È uno dei capolavori, perché i cristiani hanno lavorato tantissimo su questo testo. Tutti noi che studiamo la teologia di base, quando c'è l'esame sui profeti, questo è il testo cruciale, puoi prescindere. Perché il testo originale di Isaia diceva: colei che è giovane donna partorirà, concepirà e partorirà. Che c'è di strano tra essere giovane donna e concepire e partorire? Niente. Perché in ebraico è un termine alma, che significa giovane donna, che non ha ancora avuto rapporti di tipo fisico. Chiedo una cortesia, se riuscissimo magari, facciamo vedere, controlliamo che i cellulari siano spenti, così, giusto perché no, perdo il filo anch'io, abbiate pazienza, controllate, chi ha il dubbio, tiro fuori il cellulare, faccio io, controlliamo che siano spenti, così, a meno che io non abbia, io ce l'ho in realtà attivo, quindi non silenzio anch'io, quindi non è la colpa, siete controllati, lo controlliamo, così siamo tranquilli, a meno che non abbia necessità, allora perché aspetti fuori a questo punto. Allora, fondamentalmente dice: colei che è giovane donna non si dice se vergine, se questo, se quello, non ha ancora avuto relazioni, partorirà, niente di che. E vuol dire che Gerusalemme non cadrà e sarà salvata, e la donna, la giovane donna, avrà il tempo di concepire e partorire. Nella Bibbia degli 70, quel termine Alma viene tradotto in greco con Parthenos. Che significa cosa diversa? Vergine. Tu mi vorresti dire, ma in ebraico ce l'hai con la vergine? Certo, Bortullà. Però il testo ispirato in ebraico c'è Alma, che è l'altro termine. La 70 però è il testo ugualmente ispirato e conosciuto come tale, quindi Parthenos diventa la vergine, concepirà un figlio. Ecco, è interessante. Lì Matteo vi rivolge il concepimento originale di Gesù. E lì rielabora e lo ascrive a Cristo. Però ripeto, non basta, c'è qualcosa di più profondo. Quel nome Immanuel segna di nuovo la genialità e il passaggio, il messaggio fondamentale che Matteo, quello che chiamo Matteo, ha saputo ricevere come ispirazione di Dio. Dopo di che cosa capita di Matteo? Ci sono i magi dell'Oriente. E i magi sono le reine, no? Quindi fin dalla sua nascita, di per sé Matteo ci dice: attenzione, questo è il Messia anche per gli altri, non solo per te, non solo per Israele. E anzi, Israele non ci fa una grande figura nella nascita di Gesù, perché c'era Erode, che era proprio un campione di bontà e di umanità, che a un certo punto lo cerca di uccidere. Gli scribi da Gerusalemme non si muovono. Sé questo alla fine, saltiamo alla fine, del Vangelo cosa mette Matteo? Mette un'altra scena particolare. Gesù è risorto e incontra i suoi discepoli in Galilea, gli 11, perché Giuda si è ritirato, no? E dice così: gli 11 discepoli intanto andavano in Galilea sul monte che aveva fissato loro, e Gesù dice a loro: andate in tutto il mondo, fate discepoli di tre nazioni, insegnando a osservare ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi. Attenzione, prima è Emanuele, Dio con noi, che dice: io sono con voi, ma non è ancora il tempo di spiegarvelo questo. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Punto. Finisce. Il Vangelo di Matteo finisce qua. Non c'è l'ascensione. Adesso che non la racconta, Finisce con noi fino al mondo. Come è iniziato? Abramo generò Isacco. L'inizio con una chiamata e finisce con le parole fino al mondo.
risalito che Matteo ha fatto su Marco, lo ha portato a raccontare la vita di Gesù in telaio, in una tramatura che va da Abramo fino alla fine del mondo. Quindi a dire che Cristo è presente da Abramo fino alla fine del mondo. Allora ecco che a un certo punto rielabora Marco. E mentre in Marco c'è un solo grande discorso, ok, di fatto uno, Matteo lo dilata, lo ampia. Cinque grandi discorsi nel suo Vangelo, fa una specie di pentateuco. Cos'è il pentateuco? Letteralmente cinque astucci per greco. Sono i primi cinque libri della legge, la Torah, i primi cinque libri della Bibbia, la Torah, che erano racchiusi in cinque astucci. Cinque grandi discorsi sostanzialmente, come dire, tutta la legge è ripresa da Abramo attraverso la teologia e arriva a Gesù che la riformula, non la cambia, la riformula con cinque grandi discorsi. Il primo è il discorso della montagna, famosissimo, no? E a un certo punto il secondo discorso è quello missionario, capitolo 10, capitolo 13, discorso parabolico, cioè le parabole, i misteri, i segreti, il regno dei cieli, capitolo 18, discorso dei cristiani sulla Chiesa, la correzione fraterna, i comportamenti tra i cristiani, tra i fedeli, tra i credenti, cristiani, però queste sono ancora definite. L'ultimo discorso, quello escatologico, sulla fine, l'ultima cosa, il giudizio. Se tra l'altro durante l'anno che si aprirà l'anno A, per questo il vescovo ci ha proposto quest'anno Matteo, perché dall'avvento sentiamo in maniera più diretta Matteo, riuscite a seguire le domeniche come collegate, concatenate, magari riuscendo al semplice brano domenicale, c'è un filo che lega l'una all'altra. Allora adesso con due parole su quello che è per me il cuore della rivelazione di Gesù secondo Matteo, cioè il discorso, uno dei punti focali, il discorso della montagna, che è quello centrale. Il discorso della montagna, quello delle beatitudini. Ma non fermandomi alle beatitudini, ma facendo vedere che c'è qualcosa di oltre in cui le beatitudini si inscrivono, che è nella nostra vita. Le prime parole di Gesù sono beati voi lo scritto, perché di essere il regno dei cieli. Attenzione, è una rivelazione, rivelazione di Cristo anzitutto, perché in realtà è un'autobiografia, le beatitudini non sono il ritratto del cristiano, magari sono il ritratto di Cristo, beati i poveri di spirito. I poveri sono beati perché? Perché il regno di Dio è il loro, lo chiamo il presente. Allora, i poveri di spirito che non sono i ricchi, che sono distaccati. No, Matteo ha criticato, cioè qualcuno ha criticato Matteo come fosse uno spiritualista, no. Matteo ha detto i poveri che sono poveri anche nello spirito. Attenzione, poveri anche nel cuore, cioè che non sono erosi, che non sono violenti. Sono il segno che è il Dio presente. Beati gli afflitti, cioè coloro che saranno capaci di affliggersi, Attenzione, a volte contemponiamo male, ma beati gli afflitti, cioè quelli che semplicemente sono consigliati agli altri, ma quelli che sono capaci di affliggersi. Cioè coloro che di fronte alla tristezza altrui sanno come partecipare e sono afflitti. Perché qui siamo capaci di essere afflitti quando siamo sofferenti noi. Cioè, se uno mi fa soffrire, io sono afflitto, dov'è lo specifico cristiano? E quando riesco ad affliggermi veramente per l'altro, veramente, e saranno consolati. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati, i misericordiosi troveranno misericordia, i puri di cuore, perché vedranno Dio. E su quest'ultimo, i puri di cuore, perché vedranno Dio, non è tanto una questione di castità in sé, ma perché i farisei, ricordate, i farisei non critica Gesù nel suo Vangelo, il Matteo è ben chiaro questo. Ma sapete che oggi una moschea, poi una moschea prima, trovate attrezzature per lavare, fontanelle,
sole al di fuori, quello che sono dentro, questi vedranno Dio. Lì ci si deve amare, beatitudine di cuore, perché vedranno Dio. Continua, beati cooperatori di pace che saranno chiamati figli di Dio, beati in Italia, che saranno aperti, presentati in casa della giustizia, perché di essere uno dei cieli. Teniamo presente che c'è un raddoppiamento nelle beatitudini. Qui sto arrivando a quel tema fondamentale in cui le beatitudini sono iscritte a mio modo di vedere. Ed è la parola giustizia. Beati perseguitati per causa della giustizia. E da beati gli affamati, gli assetati di giustizia. È la stessa cosa. Più o meno, sempre giustizia. E tra l'altro, entrambi avranno come dono il regno di Dio. Allora forse questa beatitudine è una, questa parola, scusate, è una parola chiave a causa della giustizia. D'altronde, se vado al versetto 11, quello finale, dice: beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno. E dimenticate che nessuno può mai che cosa vi ha arrivato risultato, perché grande la vostra ricompensa nei cieli. E quindi richiama di nuovo il tema del regno di Dio, della giustizia, della persecuzione. Allora attenti che ci stia dicendo a noi oggi una cosa importante. A volte noi da cristiani ci sentiamo un po', c'è il rischio che ci sentiamo un po' superiori. Che ci sta dicendo i cristiani hanno una sorta diversa dagli altri uomini, perché tutti possono rientrare nella casistica della prima parte di queste beatitudini. Ma anche i cristiani, se non sono come anche gli altri uomini, se non sono un po' meno in spirito, non serve niente la povertà. Tutti quanti possono essere la prima parte. E dicevo, i cristiani a cosa servono? E questo è importante, servono a essere profeti. Ci sta dicendo Matteo, cioè c'è la natura profetica dei cristiani che servono a indicare agli altri qualcosa d'oltre. D'altronde Matteo è quello che più si radica nel sostrato, nel terreno dell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento l'azione dei profeti era fondamentale, è stata tale. Salto un po', volevo fare un richiamo anche a Don Carlo stamattina, ma mi sa che il tempo poi avanza, anche perché io verso le 7:10 vorrei concludere a tutti i costi. E allora procedo fondamentalmente. A un certo punto dice: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Ecco, parentesi, se qualcuno deve andare via prima, non si preoccupi, si alza e va tranquillo, non mi scolla, non mi crea nessun turbamento, nessun problema. E anche se devo giustificare, io da sempre lo dico ai miei, che uno dice: no, mi scusi, ma non è perché non è interessante, ma anche se non è interessante, non c'è problema, io parlo lo stesso. Quindi con grande libertà, con grande libertà, perché lo spirito di Dio è spirito di libertà. Chi fa i corsi con me lo sa da sempre. Quindi state tranquilli. A un certo punto continua e dice fondamentalmente: voi siete sale della terra, voi siete la luce del mondo, non ho tempo di spiegarlo, poi a un certo punto dice: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedono le vostre opere belle. Dice: non c'è scritto buone, ma in greco si dice belle, le vostre opere belle, e vedono la gloria del Padre vostro che è in cieli. Cioè, dove dice nostra, i cristiani, perché sta rivolgendosi a voi, quel voi, come i cristiani, mentre le beatitudini è per tutti le beatitudini, quel voi, per i cristiani, lo stanno ascoltando, sono i discepoli, ecco, splenda la vostra luce davanti agli uomini. Perché? Perché deve splendere questa luce? Per far concorrenza a lei? No, ma perché vedano le vostre opere belle. E perché devono vedere le nostre opere belle? Se siamo luce, le facciamo. Perché? Per dare gloria al Padre vostro che è in cielo. Ecco, cioè i cristiani sono chiamati a compiere, cioè noi, a compiere tali opere per cui si vede che Dio è Padre. Il mio essere cristiano dovrebbe essere, ha senso, se è una manifestazione di Dio Padre. Non è
solo sono un po' burrino, se sono un po' altruista, se sono un po' generoso, se faccio qualcosa di gradevole. Questo lo fanno tutti, lo possono fare tutti. Non serve essere cristiano. Io sono cristiano, se attraverso le proprie pelle manifesto che Dio è padre. Cioè attraverso di me si vede che Dio è padre. E allora mi domando, ma chi è che rende testimonianza meglio di più della paternità di Dio? Sono i padri ben riusciti? Oh, non mi convince. Le povere madri? Ma anche questo. I singoli? Ma, difficile. I religiosi? Molte volte manco. Chiedo scusa alle sorelle presenti, ma parlo autobiograficamente di me. E allora, Gesù non parla mai di questo, in questi termini, se non vuole. Matteo, quando dice, se voi che siete cattivi, quindi ce lo mettiamo tutti noi, sapete dare cose buone ai vostri figli, figuratevi il Padre vostro celeste. Ma in realtà Gesù sale dalla paternità umana alla paternità di Dio. Ha detto piuttosto, la paternità di Dio si vede quando ci sono uomini e donne che si comportano in modo tale per cui si capisce che Dio è padre. E quando è che si capisce dal mio modo di agire gli uni con gli altri che Dio è padre? Quando siamo fratelli, cosa vuoi dire, Signore? Perché se mio Dio è mio padre e Dio è suo padre, noi siamo fratelli. C'è poco da fare. Ma come? Vendo fraternamente, è troppo banale. Matteo ce lo indica, siamo al cuore di Matteo. Qui Matteo ci parla di una nuova giustizia. Questo è il tema perno di questo primo discorso, il più importante, il discorso della montagna, dove non ci sono solo le beatitudini, ma tutte le beatitudini, a mio modo di vedere, si inquadrano nel concetto di una giustizia maggiore. Vuoi chiamarla giustizia maggiore, vuoi chiamarla giustizia migliore, vuoi chiamarla giustizia più grande, vuoi chiamarla giustizia nuova, i esegeti usano tutti questi termini, è lo stesso. Perché? Perché subito dopo Matteo 5,20 Gesù dice, se la vostra giustizia non supererà quelli che scrivono i farisei, e adesso ci risuona nell'orecchio perché Matteo sottolinea scrivi e farisei, voglio dovrebbe risuonarci. Non entrerete nel regno dei cieli. Caspita. Cioè anche se sono cristiano, non entro. Allora attenzione, noi abbiamo un concetto anche un po' distorto di scrivi e farisei, perché noi facciamo l'equazione scrivi e farisei uguali interpreti i popoli. Perché Gesù alle volte li ha trovati così. I popoli, se vuole che li biancati. Pure è bello, però non ha tempo. Perché chiama se voi i biancati? Perché c'è un'usanza, però ve la trovate voi. Allora, in realtà, Gesù dice, bravi, bravi, dice bravo, faccio a me perché a voi non c'entra. Bravo, dice, vale dire, bella forza, se la tua giustizia non supera quelli degli ipocriti, ma non è così. Sta dicendo, se la tua giustizia, se la vostra giustizia non supererà quella di quegli accaniti osservanti della legge, che sono scritti i farisei, perché scritti i farisei, noi li apostrofiamo come ipocriti, non con il Vangelo, ma in realtà in quel tempo, dal loro punto di vista, erano integerrimi, coerentissimi osservanti della legge. Come parafrasando grande alpinista Reinhold Messner, loro nella religione erano altissimi, levissimi, purissimi, direi, insomma, no? E con questa. E continua Gesù, continua a manifesta la giustizia. Avete inteso che tu vedo, non commettere l'adulterio, ma io vi dico, chiunque parli una donna per desiderarla, ha commesso l'adulterio nel suo cuore. Hai capito la giustizia maggiore, la nuova giustizia? Capisci cosa vuol dire essere assetato e affamato di giustizia? Cosa vuol dire essere perseguitato a causa della giustizia? Non si tratta solo della giustizia sociale. Questo non è l'ideale cristiano, è l'ideale umano. Anche il cristiano cerca la giustizia sociale, ma non in quanto cristiano in sé,
questo è l'ideale che io e i cristiani, che i cristiani, quello sociale, condividono con gli altri. Ma c'è qualcos'altro? D'altronde ci ricorda che San Tommaso la giustizia è il minimo dell'amore. Ma non è la giustizia maggiore. La giustizia maggiore è non arrabbiarsi. Non solo non accoltellare le persone con cui si è arrabbiati. La giustizia superiore non è semplicemente non commettere adulterio fisicamente, ma non avere l'atteggiamento dell'adulterio. Allora attenzione, vi rendete conto che pian piano Cristo sta parlando al cuore, ma non al cuore di 2000 anni fa, al cuore di oggi nostro. Altri tre passaggi veloci. Avete inteso che vi ho detto, non sto a giurare, ma io vi dico di non giurare, perché il sì deve essere sì, il no deve essere no, il di più della maligno. Quante volte noi paralizziamo questo? Avete inteso che vi ho detto, occhio, dente per dente, ma io vi dico, non porgi la guancia, se non ti porgi la guancia destra, ti porgi anche l'altra. E questo è incredibile. Attenzione, molte volte occhio per occhio, dente per dente, che a noi sembra solo una cosa veramente antiquata, barba, no? Terribile, regge di Hammurabi, cioè secoli fa, l'uomo si è evoluto. Ma la legge attuale è questa. Cioè tu mi ammacchi la macchina e mi devi riprendere quello che mi hai ammaccato. Cosa fanno gli straordinari? Non lo fanno gli pagani?
luce del mondo? Questo. Cos'è essere sale della terra? Questo. Chi si muove in questa logica? La giustizia maggiore è quello che vive questo. E chi vive questo? E cioè attraverso le sue opere belle a vedere che c'è un padre che agisce. Ma non si tratta di essere padri sulla terra, madri, singoli, religiosi, nuove forme, che ne so io. Si tratta di vivere questo. E uno tra di voi sta pensando, ma chi me l'ha fatto fare di venire qua stasera? Ma minaccia, era meglio se sto mia moglie di starte a casa. Forse hai ragione. Ma mi basta, quali sono le ultime parole di Gesù? Le ultime parole, la stessa cosa. Vi ricordate? Quando il futuro avrà la sua gloria, i suoi angeli, si darà sul trono la sua gloria, saranno vinto davanti a lui tutte le genti, quindi si farà gli uni dagli altri, quello che ha detto, sì. Come il pastore si parla dentro del padre. E poi a un certo punto a cui a destra dice, voi interverete nel padre di Dio, dice, voi il padre che ho preparato per voi fin dalla fondazione del mondo, perché ho avuto fame e tanto mangiare, ho sempre dovuto bere, eccetera, eccetera. E quelli risponderanno, quando mai, Signore, te sbagli, mai fatto? Ogni volta che l'avete fatto a uno di questi più piccoli, l'avete fatto a me. E poi a quegli altri. E dopo questa parabola comincia la passione. Perché? Perché secondo la nostra mentalità, questo conclude la parte che dicevo, secondo la nostra mentalità, questa è una scena sbagliata se ci pensi. Perché? Perché se fossi stato io, forse anche tu, Gesù, ipotizziamo, ipotesi irreale, quanto tipo di carico, evidentemente, no? Ma tu Gesù cosa avrei fatto alla fine del mondo? Voi dico, voi cristiani da questa parte? Voi non cristiani da là? Mi sarei rivolto ai cristiani, a sua volta tra i cristiani avrei diviso tra buoni e cattivi sostanzialmente. E così anche i cristiani buoni e cattivi. Ma questa scelta scena è diversa. È una delle pagine più belle dell'umanità, per l'umanità, ma anche più difficili, più terribili per noi cristiani. Perché? Perché quando si chiude la scena, non conta più essere stati profeti cristiani. Conta a quel punto solo ciò che veramente si è fatto. Ci verrebbe voglia di pensare a vivere i cristiani, pecore e capri, e così anche gli altri, ma con grandi diversi. Invece in Gesù non ci sono grandi diversi, non ci sono. Non c'è la distinzione cristiani e non cristiani. E all'interno comunque pecore e capri, non ci sono tutti, non ci sono i cristiani. Sono tutti in capri e pecore. Cioè, l'essere cristiani è un essere segno. Ma non ti esime dal segno, essere segno. Ma non ti esime dal vivere la nuova giustizia. E quella nuova giustizia poi si concretizza in Cristo, nella parte seguente. Passione, morte e risurrezione. Ma permettete, se avete ancora un po' di pazienza, adesso passo a riprendere, da un lato, una strutturazione di Matteo, la teologia di Matteo come emerge in fine dei conti e troveremo qualche sorpresa e poi lo specifico e concludo. Dicevamo prima, qual è la firma di Matteo, il suo autoritratto? È quello scriva, divenuto discepolo del Regno dei Cieli, e forse adesso lo capiamo di più perché è scriva che dialoga, fa dialogare antico e nuovo, divenuto discepolo del Regno dei Cieli. Sta proponendo e estraendo una giustizia maggiore, fondamentalmente. Oltretutto è interessante che c'è un gioco di parole, perché in greco quella frase, lo scriva, divenuto discepolo, in ricevi, divenuto discepolo si dice mathetes.
i significati ebraici, che sono estranei agli autori classici. Usa termini ebraici che non spiega perché non ce n'è bisogno, perché riconoscere lui e certamente il suo editorio, se non li spiegherebbe. Quello che è ebraico, naturalmente, è un genio di lingue, che scrive in greco, ma vince in ebraico. Alcuni padri della Chiesa, e anche alcuni leggenti, hanno teorizzato una versione precedente di Matteo in aramaico, la lingua parlata da Gesù, perché sapete che l'ebraico antico non si parla più del IV, III secolo avanti Cristo, si parla d'aramaico palestinese. L'aramaico era una lingua comune, una grossa zona, dalla zona dai confini tra la Siria e la Turchia fino all'Egitto, circa fino a prima d'Egitto, ed era una zona che voleva i vari dialetti. In Israele aveva, era l'aramaico palestinese, tra l'altro scritto non con una scrittura come in Siria, con l'aramaico ceppo madre, scrittura tonda, una scrittura quadratica. Ora, fondamentalmente, alcuni ipotizzano che l'attuale testo del Vangelo in greco sia una traduzione di questo antico aramaico. Ora, a parte che è più ipotetica della fonte culta roba, perché non c'è niente di questo, niente. Ma poi soprattutto l'uso che fa Marco del greco, cioè Matteo del greco, è un uso buono. C'è una familiarità con la Bibbia, la traduzione in greco della Bibbia ebraica, la Bibbia del 70, che ho già citato. Ora, Papia difende questo, poi lo ripeto, ne ha usato anche Girolamo, San Girolamo. Ma forse Papia lo fa in qualche modo per giustificare la traduzione dello scritto all'apostolo Matteo. Oppure, quando Papia usa l'espressione ebraidi, dialettos, dialetto ebraico, come propone un grande studioso Matteo Gandri, si deve intendere in lingua, cioè greco ebraico. Perché Matteo sceglie di organizzare a un certo punto il discorso attorno a, cioè tutti i temi, Gesù ha fatto 5 discorsi, semplicemente per dare 5 temi, no? Perché lui sta dicendo, Gesù ci sta riproponendo la legge in maniera completa, la Torah, i primi 5 libri. E quello è fondamentalmente che dicevo, Bacon accorpava a uno dei grandi discorsi di Matteo una sezione narrativa che lo precedeva, isolando però il racconto dell'infanzia, il capitolo 1 della passione, uno prologo e l'altro epilogo. Ci sono due critiche fondamentali a questa strutturazione. Primo, insostenibile, secondo me difficile quantomeno ipotizzare e sostenere che i primi due capitoli sono solo il prologo e gli ultimi due, cioè la passione, morte e resurrezione, siano, cioè gli ultimi tre, siano solo l'appendice. Cioè, come è possibile? Ma poi soprattutto questa divisione di 5 libri non presenta corrispondenze chiare con il Pentateuco mosaico. E allora, a che servirebbe? Un altro studioso, Green, propone invece altre corrispondenze. Matteo 1, i primi due capitoli, la Genesi. Matteo 3, 4, l'Esodo. Matteo 5, 7, Levitico. 8, 9, i numeri. 10, Deuteronomio. È interessante, però alcune analogie sono deboli e lascia fuori il capitolo 11. Allora, se volessimo parlare di una riformulazione di Matteo della Torah, la legge dei primi 5 libri, un'attività Torah messianica, cioè la Torah del Messia, allora forse è più comprensibile mettere insieme Matteo 1 e 2, questo sì, la Genesi, tende che ricorre due volte tra questi due capitoli. La figura di Giuseppe, come padre adottivo, che scende in Egitto, ricorda Giuseppe d'Egitto che va appunto lì, patriarca. Matteo 3, 4, l'Esodo. Perché? Perché vi è lì la prova, il dono della Torah nell'Esodo, della legge, e qui vi è la nuova legge. Matteo 8, 9, che sono i racconti di guarigione, che era una materia che l'Antico Testamento era determinata e normata dal Dio.
conquistò il paese narrato il libro dei numeri, il quarto libro della Torah. Il Deuteronomio, che infine è una serie di discorsi di proposizione della legge, così come Matteo 11, che è un discorso che vi propone. E in particolare si ragiona sulla porta maestra e discepolo, su Giovanni e Gesù. Come nel Deuteronomio si pone il problema di chi verrà dopo Mosè, della successione del discepolo di Mosè. Però vi è un tema fulcro che è ancora più grande, che è quello che avevo lasciato sotto traccia, avevo lasciato incompleto. Vi ricordate, vi ho detto, a un certo punto all'inizio vi è la profezia di Isaia, che dice la Vergine concepirà, partorirà un figlio, e non ha detto qualcosina, ha detto solo qualcosina, e lo chiamerà Immanuele, con noi Dio. E alla fine, l'ultimo discorso di Gesù, e finisce il Vangelo, dice: io sarò con voi fino alla fine del mondo. Attenzione, questa è qualcosa che non è da poco. Perché quella espressione, io sono con voi, è una tipica forma di alleanza tra Dio e il suo popolo. Nell'Antico Testamento la forma di alleanza è io sono con voi. E Matteo ha molto cara questa forma, perché la propone dall'inizio all'inizio e alla fine, e dall'inizio alla fine. Immanuele, Immanuele. È, in fin dei conti, la promessa, la profezia della presenza permanente di Dio nella storia dell'umanità, con noi Dio. Ma si realizza lì nell'incarnazione? No. È solo profezia. Si realizzerà dove pienamente? Nella risurrezione, nella promessa del risorto, alla fine, inizio e fine. E ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. E dal punto di vista della figura retorica, dal punto di vista narrativo, una grande inclusione. Cioè, due poli che includono tutto, due poli estremi che includono tutto. Cioè, la vita di Gesù, nella sua durata storica, è lo spazio in cui si attua il passaggio dall'antica alla nuova alleanza. E noi sappiamo che alleanza in latino si dice testamentum. Lo chiamiamo Antico Testamento, non perché qualcuno... Ma che è l'alleanza? L'antica e la nuova alleanza. Meglio ancora, attenzione, la risurrezione di Gesù rende universale per tutte le genti e rende eterno per tutti i giorni, sia alla fine della storia, l'esperienza di comunione, cioè che Dio è con noi. Questo ci dice che Dio è con noi. Ma non basta. Questa esperienza, questa parola, la troviamo anche in altro punto fondamentale. Quando c'è l'istituzione eucaristica, la Santa Eucaristia. Perché Gesù in Matteo, dice questo: ma io vi dico, d'ora in poi non berrò più di questo frutto della vita, fino al giorno in cui io verrò nuovo con voi. E solo Matteo lo riporta questo con voi, con voi nel regno del Padre mio, metrimon. È un inciso, un proprio, un sonderwut, direbbero i tedeschi, di Matteo. Attenzione, ci sta dicendo qualcosa di più grande, di più profondo. Cioè, da un linguaggio di alleanza, che già è straordinario, si passa a un linguaggio di presenza che è più grande, più profondo. Dall'essere con si passa all'essere in. Tant'è che in Matteo, sempre in Matteo 18:20, dice: là dove due o tre sono arrivati in mio nome, io sono non con, ma in mezzo a loro. Cioè, da dove si attua una comunione visibile di due o tre, si attua una presenza. Attenzione, Matteo sta dicendo
dicendoci che la presenza di Dio è nuova e sconvolgente. Perché nell'Antico Testamento la presenza di Dio era solo nella Shekinah. La Shekinah era una tenda. La tenda che Mosè ricevette ordine di costruire sul modello della tenda del cielo che vide sull'Oreb per 40 giorni di stette con Dio, e che era la presenza di Dio in mezzo al suo popolo, dove dentro la tenda c'era l'arca dell'alleanza. E dentro l'arca dell'alleanza c'era, lo sappiamo, la lettera di Ebrei, le due parole della legge, la verba fiorita di Aaron e il vaso contenente la manna. Dopo queste esperienze, come dire, proprio adesso. Dopo che la presenza di Dio in mezzo al suo popolo era il tempio, distrutto il tempio, non vi era più la presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Gesù ti sta dicendo: c'è una presenza nuova, la nuova Shekinah sono io. Ma non basta, ma non basta. In Matteo c'è un altro modo per dire la formula alleanza. Quando la nuova del Getsemani, Gesù chiede, Gesù stesso viene su di sé, quindi noi dialogo ora con lui. Restate qui e vegliate con me. Di nuovo c'è questa formula, mettete voi. E dice: non siete riusciti a vegliare con me, un'ora sola? Perché l'alleanza ha un'esigenza, quella che anche al discepolo di Cristo di dimorare con Cristo, rimanere accanto, soprattutto nei momenti di prova. Ecco allora che arriviamo alla fine. La chiusura matteana. Alcuni esegeti, secondo me, correttamente, hanno proposto di vedere quel discorso finale, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, con un calco dell'Antico Testamento, perché Matteo è quello che chiama, che mette in collegamento, che fa relazione, con un brano che conclude la vita ebraica, guarda caso, che conclude il suo ragione, conclude la vita ebraica, qual è? Seconda Cronache 36-23. Quando Ciro, re di Persia, fa l'Egitto, Ciro, che è citato anche da Isaia, Isaia 45:1, sempre dentro Isaia, è chiamato Moshiach, Messia, unto del Signore, e proclama tre cose. Primo, ogni regno della terra è stato dato al Signore, tra il cielo. Due, invita Giudea a salire a Gerusalemme per ricostruire il tempio del Signore, essendo la sua presenza in mezzo nel suo popolo. Tre, invoca su di essi la presenza di Dio, il Signore, il suo Dio, sia con lui e salga. Il primo e il terzo punto corrispondono perfettamente al discorso di Gesù nel testo di Matteo. Mi è stata data ogni autorità e io sono con voi. E anche in Matteo è una missione, ma questa non è più in vista della ricostruzione del Tempio, o meglio del Tempio fisico di Gerusalemme, ma è una missione in vista della ricostruzione della Chiesa, cioè dell'evangelizzazione dei genti, che è il chi sono i cristiani. Come se Matteo fosse dice il Tempio, che era il cuore della fede e della vita religiosa di Israele, che era la presenza, la certezza, la presenza di Dio nel suo popolo, il Tempio è stato distrutto, e questo è provvidenziale. Non è più necessario ricostruirlo, perché la Shekinah di Dio, la presenza viva di Dio, di Cristo morto e risorto, accompagna il suo popolo e ogni cristiano, la Chiesa, dovunque vada. Non c'è più un luogo, ma c'è il cuore e c'è la Chiesa, ma non la Chiesa, ma cattedrale, Cristo Re, o c'è la quella più bella, chi se ne frega. Distintivo tra gli ebrei e i pagani. Qual era? Era la circoncisione, che se vi ricordate
padre, nelle lettere di Paolo, è un problema fondamentale. Qui non se ne parla più, perché ormai secondo lui non si poteva più, era stato risolto dagli cristiani. Il tempio è stato distrutto e come se fosse stato abbattuto il muro che divideva, il velo di separazione, usando l'espressione appunto di Paolo. Allora non è più il tempio il luogo che avremo, la casa di preghiera per tutte le genti, ma è altro, il cuore di ogni cristiano, cioè la Chiesa. Allora, alla fine, che dire? Beh, sicuramente ancora qualcosa sull'universalismo di Matteo. Eppure di Matteo a un certo punto c'è l'espressione di Gesù che dice ai suoi: non andate per pagare, non entrate nelle città di samaritani, rivolgetevi piuttosto le pecore che venute dalla casa di Israele. E lui poi dice di sé: non sono stato mandato se non dalle pecore che venute dalla casa di Israele. E alla cananea che va la grazia, che parla di cagnolini, dice anche lui, dice: non è vero prendere i pani di figli e darlo e gettarlo ai cagnolini. Se Cristo si rivolge solo agli ebrei, i cristiani sono solo degli ebrei, no, dice ben altro. Come? Beh, mica devo dire tutto, se ti dico tutto, scusa, e tu che ci stai a fare nella vita? Quindi, pensaci, prova, trova, cerca. Comunque, di per sé, cosa possiamo dire di Matteo? Possiamo dire tante altre cose. Matteo è un autore colto che si esprime in una comunità giudeo-cristiana provenienti dalla diaspora, non a Gerusalemme. E visto che è l'unico evangelista a nominare la Siria, e visto che tra i padri Ignazio di Antiochia di Siria, Antiochia è in Siria, quella di Antiochia, è il primo a citare Matteo, beh, io sono d'accordo, concordo con molti esegeti che dicono che la Siria è il luogo di origine, tedeschi usano un'espressione particolare, il posto nella vita. La Siria è il luogo di origine, la patria del Vangelo di Matteo, primo secolo, verso la fine del primo secolo sostanzialmente. Matteo è stato, ce l'ha detto anche, ce l'ha ricordato stamattina giustamente anche con Carlo, è stato tacciato alle volte di polemica antisemita. Non è vero, non c'entra niente. Lui entra in polemica antigiudaica. Qual è la differenza? Antisemita è colui che è contro gli ebrei. E magari avversandoli, magari con le persecuzioni, pogrom, la Shoah, cioè, non c'entra niente né con Matteo né con i cristiani né con Cristo. Invece Matteo manifesta un sentire, ma Matteo già spiegato con il discorso scrive i farisei, antigiudaico, cioè non voler seguire le pratiche dei giudei, perché il cristiano è libero. C'è una nuova legge, la giustizia superiore, nuova, la nuova giustizia. Matteo è colui che si esprime e dà attenzione soprattutto all'insegnamento, alla dottrina. È il Vangelo più ecclesiale, dice la tradizione, più catechetico, perché sottolinea proprio questi aspetti dei contenuti, dei discorsi. Catechetico, fondato sulla figura di Cristo, non tanto sulla cronologia, sui grandi, anche se ne riporta Matteo assai. Esempio Giovanni riporta solo 7 miracoli, 7 segni solo. Però Gesù è quel rabbì, quel maestro che spiega ai discepoli, agli scribi, per cui poi lo scriva, divenuto discepolo. È colui che saprà dal suo tesoro cose antiche e cose nuove. Mi sembra veramente identica autobiografia, la firma di Matteo. Concludo e basta, perché Matteo sottolinea molto di più rispetto a Marco i discorsi e gli insegnamenti. Mi pare semplice, perché Marco è già scritto, abbiamo già la sua relazione. E invece, quindi abbiamo già l'annuncio di Cristo, abbiamo già il cuore del kerygma,
cioè l'annuncio, kerma è annuncio, Cristo in greco significa annunciare, kerma è sostantivo. Allora c'è già, perché Matteo scrive questo nuovo Vangelo, oltre a quello che abbiamo detto, e sottolinea i discorsi? Perché secondo me, non solo secondo me, cioè dipendo la tesi di alcuni, ci tiene a sottolineare che la Chiesa ha un messaggio grande, bello, articolato, serio da portare. A quel punto, oltre al kerma, che è centrale, che è fondamentale, bisogna aggiungere anche tanti altri aspetti che dicono la bellezza della vita cristiana, per cui i cristiani possono davvero cogliere opere belle che portano gli altri a rendere gloria al Padre che riceve. Cioè, nelle proprie opere belle si vede che Dio Padre agisce e quindi siamo figli e se figli fratelli. Grazie. Centro di comunità con il professor Renzo.